Passa a Noitel Mobile, attiva unica a solo 5 centesimi al minuto, la ricaricabile senza rivali. Scopri le opzioni Infinity online o presso un punto vendita autorizzato. Noitel Mobile, ogni giorno una scelta da fuori classe. Amici sportivi, amanti del basket, abbiamo dato il tempo di un aperitivo, vista l'ora, insomma, e poi collegati, seduti sopra la vostra sedia, la vostra poltrona, collegati su pianetabasket.com per vivere le emozioni di questi ultimi due quarti che stiamo per vivere insieme. Ti ho visto prima, Francesco, fumare una sigaretta, ma questo lo lasciamo, non dovremmo dirlo, però controllare le statistiche, cosa molto più importante. Cosa ne è venuto fuori? Più che altro hai visto il fumo uscire dalla mia testa, quindi hai immaginato che fosse una sigaretta, ma più che altro controllavo le statistiche totali di questa squadra, delle due squadre, chiedo scusa. In questo momento Latina molto più precisa al tiro, con un 38 con un 38% a 3 punti, mentre Battipaglia sta 0 su 9, e mentre da due punti sempre Latina sta tirando meglio, con un 44% contro il 38% di Battipaglia. L'unica cosa, diciamo, gli unici due valori che riescono, che sono quelli che stanno mantenendo avanti Battipaglia, sono i rimbalzi, dove Battipaglia sta dominando 26-20, e soprattutto le palle perse. Latina finora ha perso 12 palloni e Battipaglia 10, quindi diciamo questo lieve vantaggio sottile dalle due squadre, diciamo, questi sono i valori che stanno alla fine che dividono le due squadre. Dai nudi e crudi numeri alle emozioni del parquet di uno Zauli stracolmo in ogni ordine di posto per seguire Battipaglia, che nel frattempo ha messo dentro due punti con Francesca Russo in contropiede. Ci terrei un attimino ad evidenziare il tabellino di, diciamo, della giocatrice che in questo momento si sta distinguendo più delle altre, di Silvia Ceccarelli, che con 2 su 4 da 2 punti, 3 su 3 da 3 punti, autrice di 13 punti e anche di 4 rimbalzi. Quindi, diciamo, in questo momento Ceccarelli sta risultando la miglior giocatrice della gara con questi numeri. Protesta il pubblico nel frattempo, perché sullo scadere dei 24 è arrivata una tripla di Minichino che l'arbitro non ha dato per buona. Onestamente qualche dubbio resta, è scattata come una molla tutta la panchina di Latina e anche il pubblico di fede Latina presente proprio qui in tribuna. Si rimane sul 34-26 con Battipaglia palla in mano, tagliamento, ribaltamento per Trimboli, finta su Valente, consegnato nelle mani di Anita Russo, fuori per Marzia Tagliamento, che si prende, deve prendersi questa tripla che non va, tre volte batte sul ferro e poi esce fuori, contropiede di Latina, un 3 contro 2. Minichino attacca nel canestro, muove fuori per la finta di Ceccarelli, poi ritorna fuori dal perimetro, tripla che non va, al rimbalzo lotta Lucrezia Costa con i denti, strappa il pallone dalle mani di Valente e fa ripartire Battipaglia con Tagliamento, che in altri giorni quella tripla l'avrebbe presa anche ora. Ci pensa Anita Russo da lì, non va, non prende nemmeno il ferro, rimbalzo di Ceccarelli. Si è corso tanto, si corre tanto in questa partita, anche in questo inizio di terzo quarto. Ancora una volta il mastino russo, Francesca in questo caso, strappa il pallone dalle mani dell'avversario e serve Anita Russo, dentro per Costa. Un terzo tempo che si conclude con il fallo e il 5 è scambiato, questo è un bel gesto, con Claudia Minichino. Cambio per Latina. Torna dentro Carolina Pappalardo, va fuori Valente per Battipaglia, invece è il turno di nuovo di Michela Marchetti. Si va a sedere in panchina Anita Russo, si prende il 5 anche di coach Massimo Riga. Una buona prestazione, a me è piaciuta tanto davvero Anita Russo in questi minuti in cui è stata chiamata in causa, in cui ha messo del suo in questa partita. Liberi con Lucrezia Costa, va dentro il primo. E come sempre, tutti zitti allo Zauli. O qualcuno. 2 su 2. Allora siamo più 10 Battipaglia, un 36-26 che non deve far cantare per nulla vittoria, anzi se possibile deve far mantenere ancora di più gli occhi aperti alle giocatrici di Battipaglia, che ora vedono Pappalardo entrare in area, su di lei Costa, lo scaricato fuori per Minichino che si prende questa tripla che non va, al rimbalzo c'è Costa che ancora una volta si sbraccia
e riesce a recuperare il pallone, a darlo nelle mani di Tagliamento, che si prende un'altra tripla. Questa volta sì, ci mettiamo un bel bip su quest'urlo di rabbia e di gioia di Marco Tagliamento, che trova una tripla dopo tanti tentativi. Eh sì, in questo momento l'ha cercata, l'ha voluta ed è entrata, quindi l'urlo liberatorio per il cecchino brindisino è lecito. Quindi, ma la cosa da segnalare in questo momento è l'impatto che ha avuto in questa ripresa di Lucrezia Costa, che si è fatta valere nel pitturato, è entrata in maniera diversa, quindi adesso c'è il cambio di Russo, che ha preso una botta, spero che non sia il ginocchio, ed è entrato il, come hanno acclamato i tifosi di casa, il capitano della squadra, ossia Dionea Di Donato. Seguiamo Trimboli, palla proprio per Di Donato, poi Lucrezia Costa, ancora Trimboli. Aia, sembra proprio il ginocchio per Francesca Russo, nel frattempo perde palla Battipaglia in attacco, riparte Latina, Minichino fuori per Ceccarelli, si butta dentro, arresto e tiro che va a canestro. 39 a 28 il punteggio di una gara vincente e bellissima in campo e sugli spalti. Trimboli per Tagliamento. Aggiornando, sono 15 di Ceccarelli e 12 di Tagliamento, le due MVP delle squadre. E finalmente Trimboli entra in partita con questa penetrazione appoggiando la palla al tabellone. Anche questo davvero molto molto bello, questo canestro voluto da Stefania Trimboli, fallo di Donato ai danni della numero 18 Giulia Fiorletta. Nel frattempo un po' di ghiaccio sul ginocchio destro di Francesca Russo, presa una botta, speriamo solamente una contusione, perché su quel ginocchio ha avuto problemi proprio l'atleta romana che stava disputando, che sta disputando, perché siamo certi che ritornerà sul parquet, una grande partita. Occhio a Latina, ora attacca con Pappalardo, un bel canestro, davvero molto molto brava. Meno 11, 41-30. E diciamo che in questo momento la faccia di Tigra, un po' sorridente, sta a testimoniare. Bel canestro, però secondo il nuovo regolamento diciamo che ci sono tutti gli indizi per un pass, perché nel nuovo regolamento la virata viene punita al secondo appoggio con infrazione di passi, mentre dall'altra parte Tagliamento ormai è entrato nella partita, quindi replica al canestro della squadra Latina. E se Tagliamento è entrato in partita sono dolori per Latina. Minichino attacca, supera Costa, va ad appoggiare al canestro, anche questo davvero molto bello. Ha dei singoli Latina che sono davvero importanti. Tagliamento per Costa, aspetta l'arrivo di Trimboli dall'altra parte, preferisce cercare Marchetti che va fuori ora proprio da Costa, poi Di Donato, palla sotto per Marchetti, dentro c'è il time out. Nel frattempo si alza Moncalieri e va negli spogliatoi. Il prossimo match Moncalieri-Bologna. Allora Battipaglia molto probabilmente ha un vantaggio in più rispetto a Latina, che è quello della panchina. Infatti continuavo a leggere le statistiche delle prime due frazioni, Battipaglia ha avuto 6 punti dalla panchina, mentre Latina solo 2. E poi Battipaglia ha iniziato a segnare diciamo dal pitturato, senza ostinarsi al tiro da 3, visto che stiamo a 1, se non sbaglio, 1 su 10. Quindi le percentuali sono davvero basse. Come dicevo prima, dalla panchina in questo momento bellissima penetrazione di Donato, che scarica nell'angolo per Marchetti, che un tiro aperto con i piedi a terra, con tutto lo spazio del mondo, senza pressione ha potuto depositare la palla nella retina. Quindi Battipaglia continuerà a giocare e ruotando tutte le, mentre eroica Latina che con il quintetto diciamo quasi senza offendere nessuno sta replicando ai colpi della diciamo squadra di casa. Sì, ha ruotato poco il proprio quintetto, c'è Tommasoni per esempio che non è uscita praticamente mai. Tanti minuti di gioco per tutte le giocatrici, per poche giocatrici, chiedo scusa. Con Latina che ora parte proprio con Tommasoni, a riposo un po' Minichino. Pappalardo prova a battere Costa, costretto ad andare fuori per Fiorletta, su di lei c'è il fallo di Donato, il secondo per Dionea Di Donato. Rimessa per Latina,
con Tomasoni. Si fa vedere Pappalardo, ancora Tomasoni, lo scambio ancora con Pappalardo, brava Di Donato in anticipo, fa correre Costa, è anticipata però da Francesca Triveri. Allora riparte Latina, un 3 contro 2, lo sfrutta con questa tripla in campo aperto da parte della numero 18 Fiorletta, che non va però al rimbalzo. Tagliamento deve lottare in una selva di braccia, riesce a servire Trimboli, poi Di Donato allunga per Marchetti, riesce in due tempi a scaricare per Trimboli, da questi per Tagliamento, altra tripla che non va, palla che termina fuori. La cosa impressionante è che le mani delle giocatrici di Latina sono su tutti i palloni, e in tutte le parti del campo, iniziare a mettere pressione sul Tagliamento al rimbalzo fino dall'altra parte su Marchetti, quindi l'aggressività di Latina è continua, è costante, quindi questo è stato il valore che finora ha portato la squadra laziale ad arrivare fin qui. Che palla rubata di Costa ora, nel frattempo dell'azione precedente che abbiamo visto il tiro di Tagliamento si è arrabbiato, Tagliamento si rifà subito, si è arrabbiato coach Riga perché vede adesso il Tagliamento una, quasi un'ostinazione nel voler continuare a provarci da tre. Allora preferiva che ci fosse qualche penetrazione in più da parte dell'atleta brindisina. 47-32 però il punteggio. Adesso è affascinante la sfida, Tagliamento, Ceccarelli che si stanno anche marcando, si stanno anche marcando l'una con l'altra. Vedremo adesso le due MVP delle reciproche squadre come reagiranno. E se non erro dovrebbe essere il terzo fallo di Di Donato. Infatti lei si sta quasi avvicinando alla panchina, vediamo la segnalazione. No, non è il terzo fallo, è il primo fallo di Marchetti, quindi Di Donato anche, anche Di Donato era convinta che l'arbitro avesse segnalato la sua infrazione fallosa. Intanto il primo tiro libero di Pappalardo va a segno. Vediamo il secondo, dentro anche il secondo, 2 su 2 per lei, 47-34. Il vecchio ritornello ritorna, chiedo scusa per il gioco di parola, non pensate che Latina sia morta perché è una squadra che non muore mai. Trimboli da 2, non va, rimbalzo di Latina con Ceccarelli che riparte, supera la metà campo, sotto per Valente, tutta sola Soletta, un po' in ritardo Costa, non deve far altro che appoggiare al canestro per il 47-36, più 11 battipaglia. Trimboli, Di Donato, chiama palla Costa, la palla è per lei, c'è il fallo in attacco però di Costa, il terzo fallo con Hernandez su cubo, arriva anche Cotrupi, infatti cambio anche per Latina, Tomasoni va a rifiatare un po', era quasi ora, dentro Minichino. Terzo fallo di Costa che è pesante, Francesco, anche se Cutrupi ha risposto molto molto bene quando è stato chiamato in causa. Sì, però Lucrezia nella ripresa è stata quella che dominante nel pitturato, che ha dato più ossigeno e ha dato in là i contropiedi della squadra battipagliese, però Adriana farà di tutto per rimpiazzare la sua pari ruolo. E questo fallo in attacco, un momento di posizione su una sbracciata, forse anche questo è ingeneroso, scusatemi la critica. Tagliamento nel frattempo va sotto a cercare Marchetti, fermata con un fallo, ancora una volta un giro palla di battipaglia, per fortuna, e lo diciamo anche con un sospiro di sollievo, rivediamo sul cubo Francesca Russo con un ginocchio incerottato, però grintosa come non mai, il mastino romano è pronto a tornare sul parquet. Seguiamo i due liberi di Marchetti nel frattempo, non va il primo. Vediamo il secondo. Vai il secondo. Allora fuori Marchetti, dentro Russo, dall'altra parte fuori Triveri, dentro la numero 12 Emma Bonvecchio, rispolverata da coach Russo sempre sul finire di ogni quarto. Michelino, il blocco di Valente a liberare Ceccarelli, poi ancora Valente per Fiorletti. Poi Minichino, finta su Hernandez, si butta dentro, resta il tiro, ma c'è il fallo in attacco di Valente. Questo fallo mi sembra quasi a compensazione dell'altro fischiato a Costa. Obiettivamente non mi è sembrato un'ostruzione così vistosa da retribuire con un fallo in attacco.
Si riparte allora, 2:11 alla fine del terzo quarto, 48-36. Hernandez per Francesca Russo, poi Trimboli e larga tagliamento. Se la prende di nuovo questa tripla, la sbaglia purtroppo di nuovo. Cutrupi non ci arriva al rimbalzo. E allora Minichino attacca da sotto, non riesce a entrare questo pallone. Allora contropiede di Battipaglia, un 3 contro 3. Tagliamento per Hernandez, sta arrivando Trimboli che non va però ad appoggiare, arrivato con quel tempo di ritardo. Allora si riparte, si corre veloce con Minichino. Un'altra tripla presa da centrocampo quasi dal numero 15 Ceccarelli, che non va in questa circostanza. Poi c'è il fallo sul possesso di Cutrupi commesso da Emma Bonvecchio. E brava, va detto anche un brava di nuovo a Cutrupi, che davvero non sta facendo rimpiangere Costa. Quello volevo dire, oggi nonostante gli ultimi due giorni trascorsi a letto, Adriana sta dando, è autrice di una buona prova, e soprattutto coach Riga non sta soffrendo l'assenza di Costa in panchina. Però Costa sicuramente la gestirà per i momenti finali, visto che finora sia in A3 che anche in A1 ha avuto tanto spazio e tanta stima del coach romano. Errore dalla lunetta però di Cutrupi, con Ceccarelli che prova ad attaccare tagliamento, va fuori per Fiorletta, prova a fermarla Hernandez, poi pallone bruttino per Bonvecchi, va in pressione subito Hernandez, Bonvecchi ne esce bene, poi Minichino deve prendersi questo tiro forzato sullo scadere dei 24, al rimbalzo però non ci arriva Cutrupi, ma il gioco è fermo secondo gli arbitri, cosa che fa arrabbiare anche tanto il pubblico di Latina, anche la panchina, infatti l'arbitro va verso Roberto Russo. È la seconda decisione che vede la panchina di Latina arrabbiarsi con gli arbitri. Giustamente, ma anche la faccia di coach Riga non è stata, diciamo, assecondava la giusta reazione di Roberto Russo. La palla ha toccato il ferro e quindi il rimbalzo offensivo dava la possibilità di nuova azione di 14 secondi, mentre i coach l'arbitro ha fermato il gioco. Tagliamento da due non va, gira un po' storto oggi per la Brindisina. Siamo negli ultimi 45 secondi del terzo quarto, si va fuori per la tripla di Latina che non va con Emba Bonvecchio, al rimbalzo lotta Valente, c'è la palla contesa e il fallo. Gli arbitri dicono uno una cosa, uno l'altra. Fallo di Trimboli, non ci voleva questa. Fallo di Stefania Trimboli, con un arbitro che diceva palla contesa, l'altro diceva fallo. Allora l'altro era coperto, mentre giustamente il secondo arbitro ha segnalato la spinta di Trimboli, che effettivamente c'è stata. La seconda parte della scena, cioè le due giocatrici Cutrupi e Valente a contrarsi la palla, sembrava un'azione contesa, mentre l'altro, che aveva la visuale del gioco, giustamente ha segnalato e ha aiutato in questo caso, perché la collaborazione anche tra gli arbitri è importantissima, la spinta di Trimboli. Nel frattempo Valente dai liberi, c'è uno su due, rimbalzo però ancora Latina con la palla che rimane in campo, presa da Ceccarelli. Più 11 in Battipaglia, Ceccarelli va da sotto da Valente, c'è il fallo in attacco di Valente. C'era? Adesso si fischia tutto, eh? Adesso, mentre i primi quarti ovviamente gli arbitri hanno fatto giocare le due squadre, adesso stanno fischiando tutto perché incomincia a pesare la posta in palio e nemmeno gli arbitri vogliono commettere errori per svantaggiare una delle due squadre. Poco meno di 3 secondi di scarto tra l'azione di Battipaglia e la fine del terzo quarto, con palla nelle mani di Trimboli, aspetta il blocco di Hernandez, si butta dentro Trimboli a prendersi questo canestro con personalità. Stefania Trimboli prende questi due punti, occhio a Ceccarelli, si va a chiudere un po', non riesce a mettere dentro questi altri due punti, allora finisce qui 50-37 alla fine del terzo quarto. Un più 13 per Battipaglia, un arbitraggio che sta facendo arrabbiare Latina, ma stiamo assistendo comunque ad una gara che rimane ancora bella e in bilico anche nell'ultimo quarto, che vi invitiamo a vivere.
ma nemmeno scherzare, andate da qualche altra parte. Peredabasket.com, l'ultimo quarto tra poco di Battivaglia Latina. Francesco, alla fine gli arbitri, i fischi di arbitri non hanno condizionato nessuna delle due squadre, infatti un paio di occasioni hanno anche compensato, diciamo, l'errore oppure la valutazione un pochettino lontana dalla realtà. Ma soprattutto vorrei ricordare una cosa, visto che noi parliamo sempre di squadre, oltre diciamo queste due squadre che vengono hanno un obiettivo, anche gli arbitri in queste occasioni vengono valutati, quindi saranno i primi che ci tengono a fare bella figura e soprattutto soprattutto non vogliono essere protagonisti della gara, ma vogliono essere i protagonisti di questa gara insieme alle due squadre, quindi alla fine nessuno degli arbitri ha interesse a vantaggiare una delle due squadre. Sono errori come gli stessi errori commettono le giocatrici al tiro. Fatto non bene, stra bene a far questo tipo di ragionamento, così da togliere il campo da qualunque tipo di discorso che non vogliamo nemmeno pensare, dire o raccontarvi. Ci piace però adesso affacciarci dalla nostra sala stampa e guardare questo Zauli, che è davvero uno spettacolo straordinario. Guardavo la porta d'uscita con persone che riescono solamente a mettere il naso e mezzo occhio dentro pur di guardare la partita, però si stanno godendo questo spettacolo e ora lo Zauli applaude le due squadre che stanno entrando sul parquet. In palio c'è la semifinale, entrare tra le quattro più forti d'Italia in questa finale nazionale femminile Under 19. Ci vogliono entrare sia Battipaglia che Latina. E riconducendomi al discorso di prima, anche i migliori arbitri, quelli che si arriveranno, guadagneranno la finale, quindi tutti i protagonisti in campo vogliono guadagnarsi quella data, il 25 aprile, tutti quanti alla stessa ora sullo stesso campo. Ci vogliono essere tutti allora allo Zavoli il 25 aprile alle 19 per vedersi questa finale. Voi lo potete fare con Pianeta Basket, fallo su tagliamento, non fischia questa volta l'arbitro. Questa volta c'era però, al di là di tutto. Latina riparte con Tommasoni, Minichino c'è, però la riga pestata. Parte di Minichino, commesso lo stesso errore anche, se la memoria non mi inganna, quel poco che ne è rimasta sul primo quarto. Allora si riparte con questo più 13 per Battipaglia. Francesca Russo, si fa vedere Hernandez, la palla è per lei ed è molto complicata da prendere perché è anche stata sporcata da Minichino. Rimessa per Battipaglia, che ha 14 secondi per concludere questa azione offensiva. Tagliamento alla rimessa, sotto per Hernandez, fermata con un fallo da parte della numero 14 Pappalardo. Adesso c'è il tecnico alla panchina di Latina, potrebbero saltare anche un po' i nervi adesso, perché c'è l'assistente di Roberto Russo che applaude la decisione dell'arbitro in modo molto ironico. Tecnico alla panchina di Latina. Due liberi di Isabella Hernandez che ci andiamo a gustare. Quarto fallo nel frattempo di Pappalardo, un'altra non buona notizia per Latina. Dentro anche il secondo di Hernandez, Pappalardo proprio lei va a parlare con l'arbitro. Terzo libero di Hernandez, va dentro anche questo. 53-47, il risultato in favore di Battipaglia. Battipaglia ha anche il possesso, visto il tecnico fischiato alla panchina. Chiama pugno Trimboli. Le indicazioni arrivano direttamente dalla panchina di coach Massimo Riga. Russo, Costa, ancora Russo per Trimboli, va fuori per tagliamento, c'è il fallo da parte di Pappalardo ed è il quinto fallo di Carolina Pappalardo. La partita perde una delle sue migliori protagoniste con Valente che entra dentro al suo posto. Ora Trimboli si butta dentro, fuori per Hernandez, poi Francesca Russo va alla conclusione che realizza da due il tiro di Francesca Russo.
siamo 55-37 con la tira che risponde con Minichino, fa fuori per la numero 13 Puleo, no chiedo scusa, la numero 12 Bonvecchio, poi ancora Minichino va sotto a cercare Valente, l'ultima a toccare proprio lei. Chiedevano il fallo, timeout Latina, c'è bisogno di mettere un attimo in ordine le idee, calmare soprattutto gli animi perché sono abbastanza bollenti per Latina, mettendoci nel loro pane adesso ogni pretesto, ogni fischio non fischiato, chiedo scusa per il gioco di parole, potrebbe essere un pretesto per arrabbiarsi ancora di più. Siamo 55-37, a 8-34 alla fine della partita e c'è uno spettacolo nello spettacolo con quello che si sta vivendo, con anche il pubblico di Latina presente in tribuna. E sono belli gli incoraggiamenti da l'una e dall'altra parte, perché questo sport va vissuto così. Ognuno giustamente fa il tifo per la propria squadra, deve farlo nel modo migliore, incoraggiando queste ragazze che lo meritano, a prescindere di come andrà a finire questa partita. Latina va solamente applaudita, idem Battipaglia. 5-5-3-7 il punteggio in favore di Battipaglia, si riprende a giocare, triboli per Costa, blocco di tagliamento che prova a liberare Russo, ecco la servita, Francesca Russo sotto per Costa, ribaltamento per Hernandez, il giro per Triboli, va fuori per Francesca Russo che si prende questa tripla che non va, rimbalzo di Battipaglia con Hernandez, poi Costa fuori per Russo, libera tagliamento, ancora Hernandez, Triboli da due, va dentro il più 20 Battipaglia. Penso che in questa azione Battipaglia abbia espresso davvero una bella palla a canestro, muovendo velocemente, rapidamente la palla e nelle mani di tutte le giocatrici hanno toccato la palla e la difesa di Latina non è riuscita a coprire, mentre in contropiede tagliamento, ennesima tripla sul ferro e dà la possibilità alle laziali di ripartire. Quando non gira non gira, intestardirsi alle volte non serve a nulla, fallo di Francesca Russo su Minichino, cambio per Latina, dentro di nuovo Triveri, va a riposo Ceccarelli. Rimessa per Latina con Elettra Tommasoni, prova a liberarsi Minichino, alla fine la palla arriva nelle mani di Triveri, prova a tenere lì tagliamento, Triveri va dall'altra parte, pallone complicatissimo che non riesce a tenere in campo Bonvecchio, allora Battipaglia può ripartire con Triboli per Francesca Russo, poi di nuovo Triboli, ecco Costa, prova ad attaccare lei il canestro, va da Hernandez che si prende questo tiro da due che non va, il fallo in attacco di Costa ed è il quarto per lei. Fuori tagliamento, dentro Marchetti, Coach Riga tiene Costa fino alla fine. Sì, in questo momento tira Costa fino alla fine e ha richiamato un attimino tagliamento per molto probabilmente perché non, al di là della botta presa alla caviglia, non è mentalmente entrata nella partita, quindi quando fisicamente non stai al top rischi di fare danni non solo sul campo ma puoi farli anche fisicamente, quindi la vuole preservare per il proseguo, quindi adesso prova a giocare con Costa fino alla fine, visto che finora la pari ruolo Calabria Cutrupi non ha sfigurato, quindi ha la tranquillità di poter inserire un'altra partita, l'altra giocatrice entrare in partita, quindi errore di Costa e a rimbalzo Valente che apre il contropiede per Minichino, mano bassa per Minichino che prova a gestire la sua squadra, situazione di pick and roll, scarico, passaggio alla fine che non arriva nelle mani di Valente, Marchetti preda il pallone contropiede, sbaglia e Hernandez rimbalzo offensivo che va a correggere, quindi
59-37 a 6 minuti e 12 dalla fine di questo quarto. Prova a rispondere Latina con questa tripla che va a firma di Francesca Triveri. 59-40. Trimboli per Marchetti, chiama palla Hernandez, spalle a canestro, lo scarico fuori per Trimboli, il giro per Francesca Russo che prova questa tripla che non va, riprende il rimbalzo però Russo. In diretta sempre su pianetabasket.com, il quarto di finale tra Battipaglia e Latina, Trimboli da due, non va, rimbalzo questa volta preda di Latina con Triveri che riparte, tocca per Minichino che mette sotto da due. E allora è costretto a chiamare time out coach Riga. Qualcosa non gli è piaciuto. Ultimatum per la squadra battipagliese. Basta, abbiamo concesso troppo. E poi la cosa peggiore per un allenatore è subire un contropiede. Subire un contropiede senza poter replicare. Quindi adesso dirà, infatti sta gesticolando il tempo, il tabellone del tempo per dire la raga. La partita non è finita, quindi adesso ritorniamo con la testa giusta in campo e cerchiamo di chiudere la partita senza preoccupazioni, visto che già nella prima gara Battipaglia ha sofferto non molto con con Bologna nell'ultimo minuto, una partita sopra di 20, nell'ultimo minuto sopra di 4, con due tiri liberi fortunatamente per Battipaglia sbagliati dalla Libertas Bologna. Quindi adesso coach Riga ha chiesto di mettere la firma sulla pratica, quindi no, adesso non tollererà nessun errore mentale. Niente scherzi, il pass per le semifinali, bisogna firmarlo. Si è fatto sentire come coach Massimo Riga dalla panchina. Vediamo cosa hanno capito le sue ragazze con Trimboli che chiama a giro. Marchetti, esce Costa per Hernandez, ancora Costa sotto da Marchetti, l'ultima a toccare è proprio la giocatrice di Battipaglia. Rimessa per Latina, Minichino si libera, Triveri sul cubo Anita Russo. Reazione di Minichino, scarica dentro ma sulla linea di passaggio Hernandez tocca la palla e spinge per Marchetti in contropiede. Adesso Trimboli prova a gestire questo attacco per Battipaglia. Palla dentro per Marchetti, passaggio nell'angolo per Trimboli da due punti che non va. Questo è un tiro che non entra, però la circolazione è giusta. Trimboli recupera in balzo offensivo per Marchetti che non riesce ad appoggiare e adesso nel tentativo di recuperare fallo commette fallo su Valente. Battipaglia diciamo che nelle ultime tre occasioni ha creato un tiro aperto da fuori, però non è riuscito a concretizzarlo, quindi diciamo non è che Massimo Riga non era arrabbiato per ciò che si stava costruendo in attacco, ma bensì per il contropiede concesso e qualche disattenzione difensiva. 5-9-4-2 Battipaglia, 4 e mezzo dalla fine della partita, con Latina palla in mano, Emma Bonvecchio, dura su di lei Hernandez, costringe all'errore l'avversaria e corre veloce Trimboli dall'altra parte, non c'è il canestro, scontro di gioco lì sotto, alla fine c'è infrazione di passi da parte di Minichino. Allora rimessa per Battipaglia con Anita Russo pronta lì sotto. Trimboli per Francesca Russo, ha lo spazio per provare anche da tre, preferisce buttarsi dentro. Alla fine Valente non mantiene il pallone in campo. Testa, testa, urla coach Riga con i due arbitri che ora vanno a consulto e confermare la chiamata prima di parlare con il tavolo per far tornare indietro il cronometro dei 24 con precisione a 22 secondi. Anita Russo, Trimboli,
si fa vedere Costa lì sotto per lo scarico per Aguita Russo, poi Francesca Russo si prende questa tripla che non va, ancora Costa a lottare lì sotto, alla fine esce Ceccarelli con il pallone, palla per Minichino, poi fuori per Bombecchio, si fa vedere sotto Valente, la palla è corta, recupera Costa, allora Trimboli fa partire Russo per questo contropiede di Battipaglia che Hernandez preferisce amministrare, fa anche abbastanza bene a 3,5 dalla fine con il risultato a favore. Francesca Russo ci prova da 2, non va, un po' stregato oggi il canestro dall'una e dall'altra parte in questi minuti. Sul cubo torna Marchetti, Bombecchio apre il gioco per la tripla che non realizza Emma Bombecchio. Allora può ripartire Battipaglia provando uno schema con Trimboli per Anita Russo, ancora Trimboli, fa vedere Russo, il giro per Hernandez, finta da 3, poi l'appoggio per Costa, si prende lei questo tiro da 2 che non va, si continua a giocare allora con Latina che porta il pallone di là con Emma Bombecchio, poi Minichino pensa all'uno contro uno sfidando Francesca Russo, c'è il blocco di Valente, Minichino ancora il pallone tra le mani, deve appoggiare fuori per Triveri che si alza da 3, non va nemmeno questa conclusione, le squadre anche molto stanche adesso fisicamente, Latina ha corso tantissimo, speso davvero tante energie, al di là che in questi tre giorni, i primi tre giorni della manifestazione, anche oggi in questa partita ha iniziato davvero a mille all'ora e con una panchina un po' corta è normale che la squadra di Roberto Russo pagasse qualcosina nel finale di gara. Costa ora da sotto non va, c'è il contropiede di Latina con Valente tutta sola, fa saltare a vuoto Trimboli, poi realizza da 2, 59 a 44, ha pronto un doppio cambio Roberto Russo dalla panchina di Latina, d'altra parte Hernandez per Trimboli, si fa vedere Anita Russo sotto per Costa, fuori ancora per Trimboli, poi Francesca Russo finta da 3, si butta dentro, Costa prova da 2, lei di tabella non va, il rimbalzo di Anita Russo, allora può amministrare ora Battipaglia con maggiore calma, Costa va fuori per Hernandez, il giro per Anita Russo che si prende questo tiro in campo aperto, palla che non va nemmeno in questa circostanza, allora rimaniamo sul 59 a 42, a 1,20 dalla fine, ci mette le manine Francesca Russo, mette palla fuori, rimessa per Latina, c'è il time out a prendere un po' di fiato, lo chiama Roberto Russo da Latina. No, no, scusa se ti contraddico, non sarà sicuramente un time out per prendere fiato, ma sarà un attimo, infatti si stanno abbracciando per ringraziare la sua squadra per il risultato ottenuto. Latina non era una delle squadre, diciamo, quotate per raggiungere questa seconda parte di questo evento, invece ha raggiunto i quarti di finale e ha provato per tre quarti di gara a lottare contro Battipaglia, uno dei protagonisti, quindi anche il pubblico adesso ha capito cosa aveva intenzione di fare il coach casertano e infatti piovono, scrosciano applausi dagli spalti, tutti meritati per queste ragazze che non hanno mollato nemmeno un minuto in questo torneo, nemmeno sotto parziali negativi, hanno sempre lottato, onore a questa squadra che prima o poi vedremo queste giocatrici in qualche parquet di Serie A, perché veramente hanno un carattere da vincere. Beh, non mi sento altro che sottoscrivere in pieno quanto dici e apprezzare quasi la standing ovation del pubblico di fede Latina che è presente qui allo Zauri, una volta che ha capito quanto dicevi, e ora c'è il 5 anche con la panchina di Roberto Russo, ora da minutaggio anche a qualche giocatrice che forse ha avuto pochi minuti, sì, infatti Alessia Montemurro, sì, non era quotata per arrivare ai quarti, però ci è arrivata con merito, con grande merito Latina, dimostrando un carattere straordinario. Fuori Costa, dentro Cutrupi, dentro Montemurro per Latina, fuori Triveri, siamo nell'ultimo minuto e 18, 59 a 44 il punteggio in favore di Battipaglia. Stiamo raccontando, amici di pianetabasket.com, il terzo quarto di finale di questa finale nazionale femminile Under 19 Beko, il quarto e ultimo, ve lo racconteremo dalle 20:30 in poi, e vedrà una contro l'altra, Bologna e Moncalieri. Nel frattempo
ultimi 60 secondi, dentro anche Giara Diuff per Battipaglia e anche Giulia Prosperi, capelli simili a Rita Russo, pensavo che fosse Rita Russo. Marchetti per Diuff. E allora ultimi 60 secondi che sono solo Accademia Statistica ora. Infatti Coccioliga, per aiutarti, ha tirato fuori Anita Russo e ha messo Prosperi, col rischio che tu possa confonderti, hai visto? Ha pensato anche a te, ormai è uno stratega anche per questo. Se vogliamo chiudere rapidamente questa gara, una sintesi, Battipaglia è riuscita ad imporsi su Latina perché ha avuto la maturità di capire che nel momento in cui il tiro da fuori e soprattutto nel momento in cui non, la sua protagonista finora Tagliamento non era non utile alla gara ma non riusciva a portare nulla, le altre hanno reagito con un gioco, una difesa un po' più stretta e dando tanti palloni all'interno dell'area. Infatti Battipaglia, dopo aver visto la carenza al tiro, delle percentuali al tiro da fuori, da tre, ha provato a giocare, a attaccare il canestro e dando più palloni da fuori. E soprattutto oggi molto importante è stata la panchina battipagliese, la rotazione. Per me, come dicevi tu, oltre a Anita Russo, per me una giocatrice molto silenziosa, ma alla fine importante l'economia, è anche Hernandez che in punta di piedi riesce a fare sempre la cosa giusta. Ultimi 7 secondi, e allora amici a casa, amici di fenetabasket.com, Battipaglia vola in semifinale di questa finale nazionale femminile Under 19 Beko. Applausi, solo applausi per Battipaglia, applausi, solo applausi anche per Latina. Un quarto di finale bellissimo, intenso, che abbiamo vissuto minuto per minuto con le due squadre che si sono date battaglia fino all'ultimo secondo. È stato uno spettacolo, speriamo di avervi regalato uno spettacolo straordinario. Battipaglia la rivedremo in campo domani alle ore 19 nella seconda semifinale di questa finale nazionale femminile Under 19 Beko. Ringrazio Francesco Cantelmi. E contro chi la farà questa semifinale lo scopriremo alle 20:30 nel match che seguiremo insieme